Musica, architettura e storia si fondono per creare ambienti e sensazioni uniche nei giardini incantati delle Ville Medice. Questa è una delle novità presentate dall'Orchestra della Toscana insieme alla Regione, al Polo Museale della Toscana, all'Opera di Santa Croce, che hanno collaborato alla creazione di nuovi eventi tra arte e musica. E a partire dal 26 maggio sarà possibile, prima dei concerti dell'Orchestra della Toscana, visitare le Ville Medice di Petrai e Cerreto Guidi e i giardini delle ville di Castello e Poggio a Caiano. E che noi speriamo, diciamo, nell'anno prossimo di poterla allargare anche di più ed interessare tutte le ville medice che sono patrimonio UNESCO. Una bellissima occasione appunto per far conoscere queste ville a un numero sempre più ampio di persone, ma anche far godere delle ville insieme alla presentazione di una manifestazione musicale. Credo che una delle caratteristiche dell'Orchestra della Toscana sia proprio quella di trovare sempre nuove modalità per interagire con il territorio e poi interagire anche con il nostro pubblico della città. Quindi andiamo dalla musica barocca alla musica contemporanea, al Novecento storico, naturalmente alla musica classica, alla musica romantica, sempre con un atteggiamento di forte originalità. Tra gli eventi, il tradizionale 25 aprile in concerto con l'opera Sinfonia da Experimentum Mundi di Giorgio Battistelli, con la voce recitante di Peppe Servillo. Il 19 luglio sarà l'ora del bolero di Ravel e De Carmina Burana sul palco del Musar Festival in Piazza Santissima Annunziata a Firenze. A settembre ci sarà la rassegna Musica in Santa Croce, sempre a Firenze, 6 concerti nel famoso Cenacolo. Ma tra le tante proposte dell'Orchestra della Toscana c'è quella del corso di alta formazione, rivolto a giovani musicisti che intendono avviarsi alla carriera in orchestra, un modo per coltivare le giovani promesse della musica.